Ma se la usate sulla pelle, la pistola non si brucerà, perché la corrente passerà attraverso la pelle. Non sentirete neanche la scintilla, ma di fatto è come se mi sottoponessi a un piccolo elettroshock. Se fossi stato morso o punto sul braccio da un serpente a sonagli o da qualsiasi altro tipo di creatura velenosa, secondo lo studio condotto dall'Università dello Stato dell'Oklahoma, tutto quello che dovrei fare è ottenere un buon contatto con gli elettrodi e farmi un piccolo elettroshock. Proprio così. La prima volta che lo feci esitai molto. Non che faccia male, ma è più la paura che il male in sé. Ma lo puoi sentire. Se io dovessi puntarmela da solo e contare fino a 9 o 10, arriverei anche a perdere conoscenza. Ma il rapporto dell'università dichiara che hanno scoperto che puoi anche fare 2 o 3 scariche e continuare tranquillamente a fare le tue cose. Comunque vi raccomando di interpellare un medico per ogni evenienza. In macchina ho sempre a disposizione una di queste pistole. Ho personalmente guidato 3 spedizioni scientifiche nella giungla di Papua, Nuova Guinea, con permesso speciale. In ogni viaggio sia io che i miei collaboratori abbiamo portato con noi la pistola. Ricordo che stavo percorrendo un angusto sentiero in mezzo alla giungla quando uscì dai cespugli un enorme calabrone. Senza esagerare, era lungo così. E probabilmente, proprio perché stavo sudando, mi è venuto dritto addosso. Mi appunto proprio qui. Il dolore era così forte che praticamente non sentivo più il braccio. A quel punto ho preso la pistola dalla cintura e ho effettuato 3 scariche consecutive. E non ho avuto alcun problema. Nessuno si è accorto che ero stato punto da un calabrone. E come possiamo applicarlo nel caso ci punga un serpente a sonagli? I serpenti a sonagli sono creature estremamente sofisticate. Probabilmente i serpenti a sonagli sono i più sofisticati rettili di tutta la Terra. Praticamente sono degli assistenti medici programmati come una vaccinazione vivente. Lasciate che ve lo spieghi meglio. Se vi avvicinate a una zona dove è rintanato un serpente a sonagli, egli sentirà la vostra presenza molto prima che voi vi accorgerete di lui. Si riposa con la mascella spalancata appoggiata a terra o sul suo stesso corpo. È in grado di percepire le vibrazioni. Una volta captate le vibrazioni che ha filtrato, è simile a uno speciale filtro elettromagnetico, egli riconosce ciò che è normale, ciò che è un coniglio, o un cervo, o un cinghiale, e quindi sa anche riconoscere l'essere umano. Sa che siete vicino a causa delle vibrazioni. Poi inizia a muovere la sua lingua. Quando muove la lingua, la arrotola al punto che da biforcuta diventa un triangolo. Così egli è in grado di raccogliere informazioni dal vostro corpo che emana tossine, perché ognuno di noi elimina tossine e segnali erranti e discordanti. Attraverso il movimento della lingua, lui raccoglie queste informazioni e riesce a individuare la direzione dalla quale uno proviene. Secondo alcune riviste scientifiche, man mano che voi vi avvicinate, attraverso delle ghiandole ultrasensibili, simili a quelle di una vipera, è in grado di captare fino a 1/1000 di un grado di variazione di temperatura. Avvicinandolo, è in grado di vedere la sagoma del vostro corpo dalle variazioni termiche. Lui continua a muovere la sua lingua, ma non semplicemente in aria. Fa scorrere la lingua avanti e indietro nella sua bocca, passando davanti alla ghiandola detta di Jacobson, che si trova nel palato. Si tratta di una ghiandola altamente sofisticata. Quella ghiandola determina il livello tossico di quello che lui percepisce dall'aria. Immediatamente il suo cervello dice: quello lì ha bisogno di una vaccinazione. Se gli mettete davanti un bastone che assomiglia a una mano, lui non la toccherà. Ma se gli mettete davanti una mano, allora la toccherà. Prove effettuate hanno dimostrato che quando colpisce con i denti, che in realtà sono degli aghi ipodermici collocati nel suo cervello, li estende e colpisce il centro geometrico di un punto caldo. La scienza medica ha scoperto che quando c'è un'infezione,
Il cancro, quello, è un punto caldo del vostro corpo ed è parallelo alla procedura di vaccinazione. Egli non ha scelta, è stato creato per vaccinare. Ora, nel mondo odierno, con la perdita di energia elettromagnetica e la perdita di ossigeno, la vaccinazione potrebbe uccidere. E il paradiso? Abbiamo collocato dei serpenti nella nostra biosfera. Un laboratorio indipendente ha analizzato il veleno proveniente dal gruppo controllato e dal gruppo biosferico. Rimasero grandemente sorpresi che avevamo completamente mutato la struttura del veleno del serpente. Questo è Cutting Edge Technology. Avete mai visto del veleno di serpente al microscopio elettronico? È ruvido come gli spaghetti. Ma il veleno del serpente, dopo una permanenza di alcune settimane nella nostra biosfera, si altera e ha la struttura di un favo di miele. Essenzialmente abbiamo rimosso questa ruvidezza, che è il fattore tossico. Non stiamo dicendo che abbiamo fatto un siero non velenoso. Quello che stiamo dicendo è che, teoricamente, è ciò che sembra che stiamo facendo. Quindi, originalmente, nel paradiso, simulando il mondo antecedente il diluvio, si ha un diverso composto. Analisi interdipendenti hanno dimostrato che abbiamo reso più forti alcune delle strutture proteiche. Alcune le abbiamo diminuite e altre abbiamo eliminato una parte della struttura proteica. In altre parole, sembrerebbe che questa cutting off tecnologia potrebbe introdurre una nuova ondata di benefici per la salute dell'uomo del XXI secolo. Tutto questo deriva dal modello creazionistico. Abbiamo dimostrato che nel paradiso il serpente aveva uno scopo che non era nocivo. Scriveteci facendoci sapere il vostro apprezzamento per le nostre trasmissioni a Creazione nel XXI secolo.